The Show. Guarda questo video senza pubblicità, solo su The Show Plus, link in descrizione. Mi sento come se stessi guardando il flusso di tutte le cose che questa entità ci fa vedere, che sarebbero state facilissime da fare, ma non sono state fatte. Sapete perché Manuel dice queste cose? Perché ha provato per la prima volta qualcosa che non si può dire. E non solo lui. Abbiamo convinto 3 persone del nostro team a provarla per la prima volta. Quello che è successo lo trovate tutto in 1 ora e 20 di esperimento senza censure, solo su The Show Plus. Abbonatevi al link in descrizione. Non fare tatuaggi. Il bagno, signora, dov'è? Dietro questa parete. Grazie. Fa male? Un po'. Scusi, signora, io dovrei andare in bagno, ma c'è un signore in bagno che non so cosa sta facendo. Ha la porta mezzo aperta e non capisco. Cioè, non è qua, è dopo. Qua. Cazzo. Fa male, però, non è che in teoria non faceva. Sta facendo piano. Sto tipo facendo un tatuaggio, non capisco cosa sta facendo. Sì. L'altro non mi aveva fatto così male. So qua stanno combinando in bagno. Io devo andare in bagno, c'è uno che sta. A me, cioè, poi mi sembra di aver visto male. Potete liberare il bagno, per favore? Come? Potete liberare il bagno? Guardi, siamo nel mezzo di una session. Ma io ho la clientela che ha bisogno. Guardi, io ne ho per 15-20 minuti massimo. Venga, venga pure, venga. No, però magari se mi avvisava di questa cosa. Lo so, è che io sono a piacere. Sono Ale Inc. È che okay. La ragazza mi ha riconosciuto. Io sono un urban tatuer. Ragazzi, cioè, è un posto pubblico questo? Infatti, per quello l'abbiamo scelto. Essendo pubblico, abbiamo detto, è pubblico, noi siamo parte del pubblico, entriamo. Non c'è questa... Vuoi fare un tatuaggio? No, io devo solo andare in bagno. Ma se vuoi, se tu pipì o... Perché se fai la pipì, mentre fai la pipì io ti posso fare anche a te un... Guarda, vieni, tu che ne capisci. Tu che tatua, vieni, tu ne capisci. Sono Ale Inc. Guarda. Allora, io in bagno, scusa. Sì. Ma la pellicola? Ho fatto un serpentello. Qua. Ragazzi, adesso. Non si fa però, Non mi piace. Dovevate chiederle il permesso. Ma perché il serpentello è un po'... Non è chiaro il discorso. Tu non mi puoi occupare il locale senza dirmi. Lo liberiamo subito. Grazie. Allora. Guarda che anche il valore del locale si impenna. Ma me lo devi io... dire. È un po' come Bansky. Me lo devi quando dire. Quando vivo nei posti. Me lo devi dire. Un tatuaggio? No, ma io non ci credo. Questa roba qui è assurda. Guarda che se poi succede qualcosa. Ma che infatti fa, se... Sta tatuando uno in bagno. Non si capiva. Liberami subito il locale, se no chiamo la polizia. Sì, adesso spengo questa, lo libero. Guardi, se vuole per arrotondare, io con questa riesco a fare anche i disegni sui cappuccini. Ascoltami, posso libera darvi... il locale perché io chiamo la polizia. Va bene, no. Questa è una cosa da non fare. E anche questa. E questa. E questa. Direttamente dai nostri laboratori segreti, un team di autori ha sintetizzato il format in Candid Camera. Perfetto. The Show presenta Cose da non fare. La formula di oggi prevede: cose da non fare nel bagno di un bar. Non fare il supereroe. Cosa c'è? Ero lì dentro da Avengers 2, scusami. Cazzo, che mancava allora. L'aria. Porca miseria. Cosa hai fatto? Niente, ero lì da... Come tutto bene? Mamma mia. Tranquilli, ci conosciamo, un collega di lavoro. Non prendere troppo le misure. Il signore che c'è in bagno sta lavorando alle tubature. C'è uno in bagno? Sì. Da fare. Sto vedendo se l'acqua è più di 17, ma è 12. Ma perché non stai facendo? No, per curiosità, stavo facendo la grossa, ho detto, ma cavolo, ma fammi vedere un po' quanto è profonda l'acqua. Allora avevo un metro dietro e... Lo vedo un attimino perché stavo un po' oscillando tra i 12 e i 14. Un quarto d'ora ve lo libero. Ma come cosa? Tu sei bravo, sei andare in bagno, scusami. Ma se c'ho questa curiosità me la faccio levare e poi esco subito. Non vai in bagno perché tu c'è questa curiosità qua. Quando l'ho messo la prima volta era almeno 14. Ma cosa vuol dire? Sono curioso di capire cosa succede, scusa. Lei di prestigio, ma non è sua competenza. Sì, ma io non mi slaccio i pantaloni e sono così esposto in un posto dove l'acqua oscilla. Sono curioso di capire qual è il problema. Scusi un attimo, Cioè non capisco che cosa. Dove vuole arrivare lei, scusi. Sono curioso. Se il signore deve andare in bagno. Venga, se non le dà fastidio, mi sembra un po' strano. Non
fare ritratti. Scusi, che non vedo. No, non vedo il suo pene. Perché? E lo devo disegnare. Ma pensati. Sto facendo un ritratto al pene. Cioè. Grazie. Prego. Ecco qua. Perché l'Italia è uscita dai mondiali. E gioca la Francia. Io voglio seguire comunque i mondiali. Mi voglio sentire francese, sentire un po' artista. Sto ritraendo peni. Baguette, diciamo. Non ci siamo più. Grazie. Non fare male i calcoli. Sì, sì, mi potete chiamare il proprietario, per favore, che ho un problema. Signora, ho fatto male i calcoli. Però non l'ho fatto apposta. Ho avuto un problema in bagno, vi faccio vedere. Praticamente ho fatto male i calcoli, mi scusi tanto. E no, è che la tavoletta del cesso era freddissima, allora non me la sentivo di sedermi lì. Ho provato il lavandino, che è molto più caldo, è veramente molto più caldo. Però tu non stai bene. Eh? Tu non stai bene. No, un po' di mal di pancia. Poi col caffè. No, tu non stai bene, ragazzi, il testo non ti faccio. Vorrei rimediare, mi dispiace lasciare questa. Allora, io sono sì. No, però. Cioè, che schifo, toccare la mia merda, no, mi scusi, La tocco io. Beh, io non di certo, le mani nella merda non le metto, sì. Mi scusi tanto. Signora, il caffè che ha mandato prima, non lo so cosa sia stato, se non è che può essere solo colpa mia. Il caffè nato? Ma scusa un c***o, piglia la carta lì e butta nel cesso. Scusi, finché la tavoletta del cesso è fredda. Butta nel cesso, sì. Io sto scherzando con voi. Però io le chiedo una cortesia. Tu non rompi il c***o, adesso pulisci. Per evitare altri problemi, scaldate la tavoletta del cesso. No, tu pulisci, qui non ci vieni più. Pulisci. Vabbè, comunque. Pulisci. Se posso, Poi pulisci e non rompere il c***o, vai fuori dal c***o. No, vabbè, io non pulisco, no, mi dispiace, ma davvero io non. Ma una sediata in testa ti lavo la testa. Ma io. Sai perché non pulisco? Beh, perché a carnevale ogni scherzo vale. È finta. Non fare i cromatologi. Ma c'è un altro bagno? Perché è inagibile quello lì. In che senso? Stanno facendo i lavori dentro. Nel mio bagno? Sì. Scusa, dovrebbe andare in bagno. Un secondo, finisco questa mano e poi lo lascio andare. Ma chi è che sta pitturando? Buongiorno. Ma chi le ha detto di pitturare, scusi? No, guardi, sono entrato, mi è venuta la curiosità di vedere come sarebbe stato nero e quindi sto provando. Ma lei sta scherzando? No, perché? Sono una persona molto curiosa. Ho guardato dentro e ho detto... Non è una persona normale, mi scusi, secondo... chi le ha dato il permesso? No, ho detto secondo me nero sarebbe stato più moderno e quindi... No, ma lei non è a posto, adesso mi pulisce il bagno. No, guardi, in effetti ha ragione lei, sta meglio bianco. Adesso smonto tutto e le lascio... No, adesso pulisce il bagno, se no la faccio rinchiudere. No, guardi, signore... Cioè, questa è proprietà privata, lei viene qua, non chiede permesso... Mi è venuta una curiosità. Ma si pitturi lei, se le vengono le curiosità, ma stiamo dando i numeri, veda di pulire. Ma non so pulire, sono mica un imbianchino, io lavoro in posta. Non rinfrescarsi troppo. Ma ancora occupato il bagno? Senti! Sì? Allora? Ma tu dove pensi di essere? È estate. Dove pensi di essere? Faceva caldo, volevo un attimino rinfrescare. Cosa stai dicendo? Ma cosa stai dicendo? Ma tu stai ragionando col cervello o stai ragionando a c***o? Il caldo mi fa un pochettino, diciamo, perdere un po' il senno. No, tu hai perso il senno. Tu sei in casa di altri, fai il che vuoi, la gente aspetta per venire in bagno e tu ti fai i tuoi comodi. Un bagnetto? No, bagnetto niente, vai al parco a fare il bagnetto. Qua la gente lavora, io lavoro, sì. Ci metto l'ambiente, ci metto il grano. Non è che tu vieni qua a comprare la bottiglietta d'acqua e puoi fare quello che vuoi. Mi sentivo cliente. No, non ti devi sentire cliente. Tu qua hai il dovere di comportarti civilmente. Per cui ti pregherei 5 minuti, ti vesti e te ne vai. Ma che volevo andare a Zanzibar, però non ho lasciato lo Zanzi, ho tenuto il bar. Faccio l'ultimo tuffo e vado. No, te ne devi andare subito. Non vantarsi dei propri prodotti. Scusi, no, abbiamo un problema. Cosa? No, ho sparato uno shuttle che... No, ma uno grosso come il polpaccio con Don Biatti, giuro, guarda. Non so se essere ne fiera o preoccupata, no, ti giuro. Tranquillo, zii. No, risolvo io la situazione. Aspetta,
Vegano, vegano, poi bambini morti, cioè, No, io ho paura, no, io non entro a questo punto. Non fingere un sequestro. Mi scusi, sì. Mi sa che c'è il signore in bagno che non sta molto bene. Questo, ehi, guarda qua, ma che ha fatto? Ma guarda, che perché cosa è così? Perché così, scusi? Dove sono, scusi? Eh? Dove sono? Chi è lei? Dove mi trovo? Me lo potete togliere, per favore? Io ero ai mercatini di Natale di Cassano sull'Adda. Ma dove siamo, scusate? Adesso... Chi si è fatto in questo modo? Ma che ne so, io mi sono trovato qua nel vostro bar conciato così. No. Io ero ai mercatini di Natale di Cassano d'Adda. No. Non fare feste non autorizzate! Sembra, però mi sembra strano. Alle tre voglio che mi scatenate! Cestigliano sulla mano! Cestigliano sulla mano! Facciamo così! Un secondo! Sì, chi è? Chi è lei? Chi è lei? Chi è il titolare? È in lista il titolare? No. Eh no, non è in lista no. Lei. C'è Secret Party, io ho affittato il locale sul sito. Ma quando? A chi? Settimana scorsa. Lei ha il sito? No, non ce l'ho. Allora, vabbè, venga. Accogliamo il proprietario! Il proprietario, il proprietario, il proprietario, il proprietario! Il proprietario, il proprietario, il proprietario! Un cocktail per il proprietario! Beva, beva! Non fare troppi complimenti! Le mie ragazze non mentivano, ce l'avevi piuttosto grande. Sì, lo so, ma adesso io devo saltare, non volo, eh? No, salsiccia di maiale, l'hai preso per un selvaggio. No. Ma cos'è questa, una festa? Molti parlano di arto fantasma. Sì. Dove avevi un piede, senti un certo prurito. Mi sono sempre chiesto, ma gli eunuchi hanno un c***o fantasma? Aspetta, fammi un po'. Quando vedrai le ragazze nude, sentirai prurito? No, non ho capito, mi hai preso di sorpresa. Da dove cosa sei arrivato che non c'eri qua? Guarda, guarda che cazzo. Quando vedrai le ragazze nude, sì. Sentirai prurito? No, vedi l'altro se sì. C'è un uomo della donna, non c'è soltanto vedere un uomo, il corpo già delle, diciamo, movimenti così naturali. I pruriti? Sì, diciamo prurito. Grazie. Prego. Non segnare il territorio. Vado un attimo in bagno. Comunque, signorina, se trovo il bagno sporco, modestamente sono stato io. No, nel senso che ho pisciato un po' sull'asse. Cioè, un po' perché sono un maschio, un po' anche per il territorio. No, meno male perché non ho nessuna voglia di pulire. Anche perché non sono un lavacessi. Buongiorno. Sei tu il lavacessi? Dove sta il problema? No, che ho fatto un po' di piscio fuori dal cesso. Così fa casa tua? Pisci fuori dal cesso? No, casa mia no, casa mia è pulita, non... Vabbè, perché tu qua? Sì, a casa... Perché non pulisco io, è per questo che lo faccio. Tu sei l'addetto? No. Allora, chiamerete qualcuno e pulirò. Io vado a casa, piscio fuori, la nostra casa mia, piscio fuori, giusto? Beh, io sì, faccio così. Così fai casa tua. Tre componenti del Team The Show, una vacanza premio verso una destinazione sconosciuta. Questa destinazione sconosciuta. Porca madonna! La villa di Tony Stark. Oh. Ma il vero viaggio... Buon Natale. È iniziato dopo. Non c'è bisogno di dirvi come, o meglio, vorremmo tanto, ma proprio tanto dirvi come questo viaggione ha avuto inizio, ma le policy iper restrittive bacchettone di YouTube non ce lo permettono. Quindi, in questo trailer... È salito tutto. Porca vacca. Utilizzeremo dei termini botanici totalmente casuali. Mi sembrerebbe erba del giardino. Fortunatamente lo vedrà un numero limitato di persone, spero non possibili collaboratori futuri.
L'esperimento sociale più verde che ci sia è arrivato su The Show Plus. 48 ore in una villa di lusso a Tenerife. 48 ore nel multiverso. Un concetto del quale sapevano spaventosamente poco. Sento di avere le braccia lunghissime, cioè come se stessi guardando la mia vita all'interno di un cannocchiale. Sono un po' rintronato nella erba del giardino. Sto cercando fortissimo di non sboccare. Team The Show React Plus, il nuovo stupefacente episodio, senza censure, in versione integrale, è disponibile subito al terzo livello di The Show Plus. Ma cosa vuol dire l'acqua oscilla o non oscilla? Ma ci sta prendendo... Ma lei sta facendo qualche scherzo a parte? Ah... Siete di scherzo a parte? No, tu sei su scherzo a parte. Lei è su scherzo a parte? È uno scherzo? È uno scherzo? No, signora, una candy camera. Non è più così È una candid camera, signora, non è un tatuatore. Oh, cosa una candid camera? Reazione logica. Scusate. È cioccolata, signora, è finta, mi scusi. L'ho fatta con la bomboletta. No, aspetta, era una candy camera, non l'ho pesciato fuori. Vedi che c'è... C'è un secret party. Dov'è? Sì. Partecipare. Certo, venga. Pure lei, c'è anche la metà. Venite, ragazzi. No, la gente deve andare in bagno. Che vinto, dai. Noi siamo di un programma, signora, che fa scherzi, però. E certo, sì. È lui che fa scherzi. Non ci credo. C'è qui la telecamera. Ma non è la prima volta, no, cioè... Ah, la c***a del bambino! Mi sono pulite le mani sulla porta, io sto sperando. Le spiego, mi scusi. Piacere, Alessandro. Ero ai mercatini di Natale di Cassano d'Adda. No, noi abbiamo un canale online, si chiama The Show. Ma siete qua di te? Bucalone! Bucalone!